vogliamo che nessun fiume venga danneggiato, nessun mare venga danneggiato da esperimenti pericolosi che vengono fatti infatti sotto gli istituti di fisica nucleare, all'insaputa spesso delle persone che ci abitano. Questa è la cosa che noi andiamo a dire. Noi questa protesta la facciamo non perché siamo contro gli esperimenti futuri, noi non chiediamo la chiusura di niente, noi chiediamo semplicemente che i prodotti pericolosi come il borexino o peggio ancora SOX non vengano utilizzati dentro gli istituti di fisica nucleare. Uno, perché non ce l'hanno mai chiesto, non ce l'hanno mai chiesto. Due, perché ci hanno detto bugie dall'inizio. Tre, perché l'abbiamo detto noi, no? Sarebbe avvenuto tutto quello che sta avvenendo, mentre loro, cioè i potenti, non dicono mai niente. E quindi noi siamo qui per dire la popolazione è contro questo esperimento, non siamo contro la scienza. I veri antiscientifici sono le persone che ci dicono bugie per poter fare questo esperimento che, voglio ricordarlo, dicevano che non esisteva, che era una cosa francese, per cui cacciamo come Italia milioni di euro per una cosa che noi non vogliamo, gli abruzzesi non vogliono, come non abbiamo voluto la terza canna perché rovinava il Gran Sasso, non abbiamo voluto la petrolizzazione, non vogliamo questa cosa perché vorremmo vivere in pace senza dover piangere esageratamente per i danni che fa questo tipo di struttura. L'acqua possa essere inquinata, quindi già abbiamo avuto dei problemi in passato, quindi se io poi penso, a proposito di passato, se penso al passato che mio padre, noi vivevamo a Terni, ci tornavamo da Terni per prendere l'acqua, perché papà era proprio fissato su questa cosa che l'acqua di Teramo era quella più buona di tutti in assoluto, e invece adesso mi trovo qui a manifestare perché vogliono rovinarla quest'acqua, quindi, o perlomeno non dico che la rovinerebbero sicuramente, però comunque sia sicuramente ci sono dei rischi grandi che possa essere inquinata, quindi io preferirei non rischiare per niente.